Grazie Presidente, glielo dico sinceramente. Il PD, il Partito Democratico lo trovo veramente disorientato eticamente e moralmente. Mi sembra non più in grado di scegliere, di decidere e di contemplare le cose giuste e di buon senso. Non vanno nemmeno a cercare di comprendere cosa significa commissariare una cooperativa dove ci sono stati degli atti incredibili, terribili. Se non riuscite a decidere e se magari volete votare non a favore, uscite fuori per non votare contro il Partito Democratico, uscite fuori, perché se non uscite fuori le vostre mani si sporcheranno per l'ennesima volta contro queste persone che hanno subito questi abusi, e se questo Parlamento non difende queste persone, questo Parlamento non ha più senso di essere. E allora noi oggi voteremo convintamente questa mozione, non potete non fare lo stesso, qui non si può ragionare su idee diverse su questa cosa, si deve ragionare su diritti che sono gli stessi per tutti. E non c'è più niente così. Il Partito Democratico in questo modo è disorientato. Io vi chiedo di tornare alla ragione, di votare sì, di uscire fuori. Se non volete votare contro il partito, uscite fuori, astenetevi, ma votate sì a questa mozione. Com'è possibile? Colleghi, per favore, colleghi, per favore. Come tornate a casa? Concluda, onorevole Fico. Avete votato? Grazie. È impossibile. È impossibile. Concluda, concluda, onorevole Fico. È impossibile. Sì, però conclude. Presidente. Ora fico a 10 secondi, poi le tolgo la parola. Vabbè. È una questione di buonsenso. Ve lo chiedo per favore. Non ve lo chiediamo con grida, con urla, con ragione, con buonsenso, con dignità, con dignità. Partito Democratico, ma dove siete? Che grazie, è iscritto a parlare l'onorevole Rampelli, ne ha facoltà.